Oggi un lavoretto che potrebbe fare anche un uomo. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti qui su Arte per te. Oggi un lavoretto facile che riuscirebbe a fare anche un uomo come per esempio mio marito. E quindi basta parlare, il Natale imperversa. E non so fare la rima. Bene, spostiamoci sul piano del lavoro. Ed ecco l'occorrente per fare il nostro ciondolino in pasta modellabile natalizio. Quindi io apro ufficialmente, a quanto pare, i primi video, diciamo, del filone natalizio 2023 di Arte per te. Sono veramente onorato e spero di fare un buon lavoro. Quindi perdonatemi se non sarò così minuzioso. E così magari pulito nell'esecuzione come lo potrebbe essere sicuramente Ombretta, ma farò del mio meglio. Ci servirà per fare questo progetto delle formine, queste qua per i biscotti, di varie forme, e naturalmente tema natalizio. Io penso che le utilizzerò tutte quante, ma diciamo che per questo progetto le più adatte sarebbero quelle a forma di alberello di Natale. Comunque, tutte vanno più o meno bene. Poi la nostra pasta modellabile, dello spago di varie forme. Se avete questo spago, questa tipologia di spago di questo colore, ma con questo spessore, è preferibile. Palline di legno, dell'attasso, ma potete utilizzare anche un acquerello, potete utilizzare anche un acrilico marrone, molto molto diluito, che ci servirà per colorare leggermente le palline. Poi ci servirà un mattarello e della carta forno per stendere la nostra pasta modellabile. E la cosa più importante, ci serviranno dei ramoscelli. Questo, per esempio, è di un cipresso, ma andrebbe bene anche quello di un rosmarino. La prima cosa che dobbiamo fare è stendere la nostra pasta. Quindi io prenderò, credo, tutto il panetto a questo punto e lo stenderò con un'altezza di mezzo centimetro. Stesa la nostra pasta, prendiamo le nostre formine. Schiacciamo ben bene. Allora, poi io vorrei fare un cuore, poi facciamo un rombo, perché no? Vediamo se qua c'entra. Sì, un altro alberello. Rimuovo la pasta in eccesso. Sciacquate ben bene i rametti in modo tale da non lasciare per quanto possibile lo sporco. Posizionateli in modo tale da lasciare metà della figura più o meno libera, quindi metà bianca, e metà invece verrà impressa dando un effetto aghiforme. I miei sono leggermente bagnati, quindi in qualche modo rimangono più incollati. Questi li mettiamo da parte. Facciamo anche l'alberello, ok, e semplicemente passando con il mattarello sulla formina, schiacciando ma non troppo, imprimo i miei aghi, diciamo. Se vedo, come in questo caso, che ho qualche vuoto, metto un altro po' di ramoscelli e ripasso. Piano piano rimuoviamo tutti i rametti. Wow! Non so se riuscite ad apprezzarlo, ma vedete? Rimane impresso il motivo, diciamo, della foglia, creando così un effetto natalizio. Naturalmente, se voi avete delle formine, ad albero di Natale più grande, questo effetto sarà sicuramente più visibile. Ma già col cuore va benissimo.
Ora semplicemente dobbiamo fare il foro per far passare poi il filo. Io userò una cannuccia di quelle là che copre le teste dei pennelli, ma voi potete usare anche una cannuccia normale. Fate un piccolo foro. Prima di mettere in forno diamo una piccola levigata anche ai bordi con una spugnetta un po' più asciutta per rendere il tutto anche più morbido. Mettiamo in forno per un'oretta circa a 90 gradi. Forno ventilato. Ci vediamo dopo appena saranno asciutti. Nel frattempo che i nostri ciondolini sono in forno, noi prepariamo l'attasso per colorare le palline. Le palline di legno. Potete utilizzare, come vi ho detto, anche l'acquerello, potete utilizzare anche un acrilico molto diluito. Infatti ora metterò pochissimo prodotto, metterò proprio una goccia, sempre se scende, giusto? Che poi è così, perché poi non è che scende una goccia, ne scende, ecco, infatti, come voleva si dimostrare, ne è sceso un sacco. Ora, io non dirò brutte parole, perché questo è il canale di Arte per Te, ma mi verrebbe da dire tante belle cose. Comunque, prendiamo un pennellino, scaricate molto il pennello e colorate color legno le vostre palline. Una volta asciutte potete passare anche una mano di gomma lacca. Invece della gomma lacca utilizzerò del flatting all'acqua lucido, ma voi potete usare anche della colla vinilica, come ho detto prima, della gomma lacca se volete renderli ancora più caldi. Potete usare anche del Vernidas, o potete lasciarle semplicemente così, più opache. Bene, i nostri soggetti sono asciutti, le palline di legno sono asciutte, ora non ci rimane altro che carteggiare per eliminare queste sbavature. Allora, io non l'avrei mai fatto, giusto? Ma siccome Ombretta le ha viste, mi ha detto, mi raccomando, carteggiale, quindi ora noi passeremo un poco di carta abrasiva qui lungo i bordi per eliminare queste imperfezioni. Nulla di difficile o complesso, si piglia un poco di carta abrasiva, per esempio questa è una 120, e ovviamente levando tutte le cose che ci sono sotto si eliminano queste imperfezioni. Basta anche una 120. Bene, siamo pronti per assemblare i nostri soggetti. Se voi avete uno spago con una sezione più grossa, il lavoro verrà sicuramente più carino. Io sarò costretto a fare passare il filo due volte. Quindi prima faccio un nodo, un doppio nodo. Ma sapete, anche il filo passato una volta così va bene, perché non voglio che alla fine il filo diventi il protagonista di tutto. Quindi passiamo la prima pallina, la pallina più grande, e di nuovo quella piccola. Potete anche semplicemente passare una sola pallina e poi fare un nodino qui in alto, un doppio nodino. Per fissare il tutto potete mettere un punto di colla. Faccio gli altri e ne provo uno con questo spago verde. Carino, vero? Gli altri invece li faccio sempre con lo spago. Questo lo faccio con uno spago in doppio, quindi taglio un bel pezzetto di filo. Just
Bene, abbiamo finito i nostri soggettini natalizi. Yeah! Per me è stata una grande, grande missione. Comunque, un lavoretto molto semplice. Se ce la faccio io, ce la può fare chiunque, credetemi. Quindi basta recuperare un semplice rametto di cipresso o di rosmarino o comunque qualche cosa che sia aghiforme, e pressarlo, fare la formina, insomma, con una formina per i biscotti, e il gioco è fatto. Vedete, semplici d'effetto, potete lasciarli così grezzi come li lascerò io, oppure spennellarli con un flatting all'acqua opaco. Quindi a voi la scelta, oppure con un vernidas per renderli lucidi. Io, se posso darvi un consiglio, ogni volta che noi abbiamo fatto qualcosa di lucido sul bianco, secondo me perde. Quindi io lo lascerei così. Poi insomma la scelta è vostra, e quindi pollice in su se questo progetto facile vi è piaciuto, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao e buon Natale! Oh, oh, oh. Avete visto com'è semplice fare questi alberelli, queste decorazioni in pasta modellabile con questo effetto aghiforme? È proprio bello, guardate, un effetto semplice, moderno per il vostro albero che magari vuole apparire e non apparire, perché magari ha le luci un po' fulminate. Quindi questo è un ottimo lavoretto da fare in compagnia anche di bambini o anche appunto di vostro marito. Mettetelo al lavoro, fategli rovinare qualche albero dal vicino tirando via questi rametti, appunto per creare questo effetto di stampo. Sono contento di aver aiutato Ombretta, mi auguro che gli piace, insomma, mentre sto girando questo video in realtà lei è all'università a lezione, e quindi non lo so come la prenderà. Io ho fatto del mio meglio cercando di far uscire la mia vena femminile, insomma, di creatività. È molto semplice, sono veramente bellini, quindi potete farli anche voi rendendo speciale il vostro albero. Mi raccomando, seguite Arte per te sempre, condividete i video e andate a sbirciare anche i vari video che ci sono del Natale. Veramente è da più di, fatemi fare il conto, penso a 12 anni e 13 anni che Ombretta fa video di Natale. Ci sono video di Natale per tutti i gusti, per tutte le tasche. Quindi rendete magico il vostro Natale e seguite sempre Arte per te. Noi ci rivediamo sempre qui per un prossimo video. Da Ombretto ed Arte per te è tutto. Alla prossima! E quindi devo chiudere il video perché con questi occhiali mi stanno partendo gli occhi. Mi raccomando, viva il Natale! Ciao a tutti e benvenuti qui su Arte per te. Io sono Ombretto. Mi raccomando, comprate il mio libro.